La possibilità di non fare neanche il santo c'era per tante situazioni, ma la collaborazione tra la cerca di confratelli, l'amministrazione comunale, il sindaco in prima persona, l'ASP e il comitato per la sicurezza che poi vedremo come si è svolto ieri, ha permesso, alla luce di una previsione che abbiamo fatto nel senso della responsabilità e della precauzione, di poter fare il venerdì santo con diverse modifiche. Ovvero è stato tutto modificato, rispondendo a quelle che sono le esigenze di distanziamento, spazi aperti, assentamenti, per quello che è stato possibile. Ci rendiamo conto che parte della popolazione aspettava il desiderio delle processioni del venerdì santo, un'altra parte della popolazione è anche preoccupata, ancora proprio più attenti, proprio legati alla prevenzione. Nella notte dovuto, visto che i preti non permettevano, poter riconsegnare alla città dopo 3 anni questo momento così importante. Prima di passare la parola al sindaco, poi vedremo le questioni tecniche, chiederei prima di due superiori di dire bene del buon confratelli questo frangente è solito così. Grazie. Non è per la città di Napoli, noi faremo questo momento santo per avvicinare la pietà popolare alla cittadinanza, quindi porteremo in processione sia Gesù appassionato che la mamma dolorata in tutta la città e dovremo prestare con la con Giuseppe Sensibato più parte per evitare assentamenti e quindi per evitare questo problema del popolo. E anche se abbiamo saputa il PIS precedente per letto, il sindaco, tutte le robe pubblico, i due partiti virtuali sono spesi assolutamente per concretizzare tutto. E veramente siamo quasi commossi che sia diciamo, la processione, perché veramente dopo 2 anni si aspetta la popolazione, aspetta questo momento anche con molto cuore. Grazie. Innanzitutto volevo ringraziare il signor sindaco, lo possiamo dire con il che sono coordinati tantissimo per la realizzazione di questa professione. Devo ringraziare anche l'ASP di Agrigento, che si è messa a disposizione sia per fare tamponi dati a tutti i portatori, sia del crocifisso che della dolorata. Ho suggerito ai comprati, ai devoti, ai portatori della dolorata di avere massima cautela, perché tra il 31 marzo, fine della pandemia, a livello legale, è il 1 aprile come cambia nulla. Dobbiamo stare molto attenti, prudenti, indossare la mascherina e invito tutti i cittadini che parteciperanno alla professione a tenere un atteggiamento idoneo agli assentamenti, significa con la mascherina, il distanziamento, cercare di essere molto attenti a quello che si fa. Siamo lavorati tantissimo per la realizzazione. Quest'anno sarà fatta in una forma diversa, quello con Giuseppe ci testimonierà per l'anno. Ringrazio tutti quanti. L'esigenza era di rispondere, tutti ci dicevano Salverone c'è assembramento, sì. Nei bar c'è assembramento, nei ristoranti c'è assembramento, nelle poche discoteche che ci vogliono circondare c'è assembramento, perché non nel venerdì di santo? La condanna e la precauzione sono state le linee che hanno condotto il nostro percorso, però c'è l'elemento della fede che è quello centrale e fondamentale. Non perdiamo di vista che le manifestazioni e le processioni del venerdì santo sono strettamente legate a una dimensione della fede. E era quello proprio di rimarcare questo passaggio che secondo me va messo fortemente in evidenza. Vorrei sottolineare una cosa. Riprendere le processioni, riprendere questa processione proprio nella situazione di modalità differente come avverrà solo quest'anno, io credo solo quest'anno, ecco, significa dare un segno di ripresa da più
parti, tutti gli ambienti, tutte le istituzioni parlano di ripresa, ripresa, ripresa. Anche la fede ha bisogno di essere ripresa. Che ci sia un atteggiamento da parte di ognuno di tutti, da parte della popolazione che partecipa, veramente un atteggiamento di fede. Molte volte abbiamo localizzato il Venerdì Santo come un evento spettacolo, è assolutamente da mettere da parte, così come hanno sottolineato i vescovi siciliani nel messaggio che hanno inviato a tutte le confraternite. Molte volte, poi dobbiamo dire con sincerità, con franchezza, con obiettività, si è andati su questo versante dello spettacolo, in realtà dobbiamo andare nel versante della fede, una fede che deve essere ripresa, che ogni cittadino si senta responsabile su questo aspetto, se è credente, e chi non è credente si senta responsabile di rispettare anche queste decisioni di ripresa di una processione del Venerdì Santo che la popolazione aspetta, così come anche coloro che magari non sono d'accordo per la ripresa delle attività nello stadio o in altri ambienti, siamo rispettosi perché tutto riprenda. E questo è l'augurio, l'auspicio, la preghiera che abbiamo al Signore, perché questo mondo, questa città, tutti abbiamo bisogno di una ripresa normale della vita e anche della fede. Grazie mille. Ieri prefettura c'è stato un punto molto importante, è stato anche molto bello per della nostra città. Deve essere grande, scusate, le fatti di questa città per il Venerdì Santo. Non so se avete seguito, a Canicattino faranno le processioni, faranno solo crocifissione, discesa del Cristo, quindi diverse modifiche. Anche io dico, una delle poche che riuscirà a fare le processioni, ieri il prefetto, come aveva comunicato, metteva in evidenza che il percorso è stato fatto un percorso virtuoso. Non stiamo prendendo nulla, stiamo cercando di garantire tutto e di garantirlo in sicurezza. Il primo ministero è stato importante, il primo responsabile dell'ordine della salute pubblica in città, e il coinvolto ha portato a questo momento importante della nostra città. Grazie a tutti, grazie a Don Giuseppe, grazie a Rodrigo, grazie al comandante della Contadella, grazie a tutti vicino a noi. Sì, grazie anche a voi che siete pensati. Sì, ci sono degli aspetti particolari che abbiamo voluto attenzionare affinché ci fosse il ritorno della vita quasi normale. In questo caso è anche una vita di fede, una vita seguendo le manifestazioni religiose. La possibilità che va è salvaguardare la salute pubblica. Tant'è che prima chito, quando non potrebbe dire non mi vedono da prima di noi, io avrei potuto dire no, non si fa niente, invece no, non è possibile, perché l'emergenza il 31 marzo è terminata, anche se oggi i garantiscono che aumentano sempre i contagi positivi, che aumentano quasi di 100 al giorno. Con molta intelligenza e grazie all'impegno della Chiesa, suoi rappresentanti, siamo riusciti a realizzare qualcosa di veramente molto molto interessante. Per prima cosa io ho voluto ringraziare anche al Master che mi è stato e c'è stato accanto. Vedremo il tampone prima regolare, poi rapido, a tutti gli attori principali, che saranno un centinaio di persone, forse tra i portatori, tra i servitori, quelli che saranno attorno ai simulanti, saranno in prima linea. E quindi ci sarà, è stato anche variato anche il numero dei percorsi principali, perché si è scelto una via più ampia, per evitare quei famosi assembramenti, ma anche per farvi contare, come si diceva ieri, per trovare una popolazione. Ma allora perché è cambiato questo percorso? È cambiato perché c'era ancora noi. Quindi già questo è un segno all'altro, perché secondo me noi che iniziamo adesso per molti dimenticheranno la pandemia, invece no, così anche con il cambio di itinerario sarà sempre appellante nella mente di un loro che ancora purtroppo siamo in emergenza. Abbiamo indicato
alcune soste in delle piazze molto ristrette, mentre si è consentito qualche sosta nelle piazze molto più ampie, quindi dove veramente il distanziamento può essere un po' rispettato, anche se non è un obbligo. Ci sarà l'obbligo invece delle mascherine FFP2 per tutti i portatori, ma io nelle mie ordinanze metto anche l'obbligo per tutta la cittadinanza per quei giorni, perché ripeto, la pandemia ancora non è finita. Dice che il sindaco cambiano i percorsi delle processioni. La mattina i sindacati partiranno sempre veramente dalla cattedrale del Santuario della Dolorata, e in maniera particolare il Cristo Redentore, partendo dalla cattedrale, non scenderà nella parte del Rabato, Santa Croce. Ci vuole, perché il Venerdì Santo era uno dei momenti per la valorizzazione del Rabato del quartiere di Santa Croce. Però per quest'anno, dettato proprio da queste situazioni, abbiamo la necessità di cambiare il tragitto. Pertanto vi sarà il tragitto per via Duomo, alla libreria, via Barco in Banco, via Matteotti, Barco in Banco, piazza Mirandello, al municipio, dove ci sarà l'incontro con Simulato della Dorata. Non sarà l'incontro da vicinato, anche lì. Non diciamo che stava per istante, non per il contatto con l'estate, perché passare la battuta. Ma per evitare che la gente possa trattarsi, mentre la Dolorata partirà dal Santuario della Dolorata e attraverserà tutta via Ribella. Quindi non ci sarà più il momento di incontro dell'incontro che avveniva davanti al Santuario della Dolorata. Da Piazza Pirandello, quindi al municipio, i simulati procederanno per via Atenea. Non ne passeremo da via Pirandello, faremo tutto il giro largo, automaticamente all'orario i simulati saliranno per via Porcelli. Qualcuno potrebbe dire, ma se ripercorre questo pezzo di strada che è comunque stretto e che attualmente veniva fatto. Abbiamo l'esperienza degli altri anni che quando alle 12.30 l'una salivamo di là, eravamo solamente le confratelli che solamente erano, quindi non è un tragitto così problematico per quanto riguarda la prevenzione. Quando arriveremo qui in cattedrale ci sarà il momento della crocifissione che per quest'anno, sempre per il motivo concettuale, sarà effettuata sul sagrato della cattedrale. La crocifissione attualmente all'esterno impegna le due confratelli, quella del Santissimo Crocifisso in maniera particolare che deve affrontare il calvario temporaneo per quest'anno, ma anche l'animazione che si parla, per quello che sarà anche un momento particolare per la nostra città. L'azione liturgica, quella che presiede il vescovo, sarà celebrata alle 17 in cattedrale, che rimarrà chiusa fino alle 16.15, quindi si aprirà solo per permettere la celebrazione, quindi risponde sempre a quel principio di prevenire, che non possiamo far accedere se non all'inizio della celebrazione. La processione serale ripartirà verso le ore 20 perché 30 alle 20 e sarà quella un po' più impegnativa, è quella che impegnerà in maniera particolare le forze di polizia locale e le forze dell'ordine, quelle che creeranno un po' più di problematiche in questo senso, perché Piazza Bonzoni e sarà il primo punto dove faremo la prima cantata delle due cante tradizionali, la sigla staterale e dove vai la compagnia. Dobbiamo cercare anche di garantire, ecco quello che si aspetta, che non è solo la cantata tradizionale, il canto è una preghiera dei anziani, quindi viene garantito anche per questo, non per fare manifestazione esterna. Piazza Don Pizzoni, che è anche la prima fermata, procederemo per la libreria, lì è anche lo spazio abbastanza ampio e ventilato, lì faremo la seconda cantata, perché non scenderemo per la via San Girolamo, la piazzetta San Girolamo, dove abitualmente, se ricordate, c'era questo grande assembramento della gente che attendeva. Saremo distanti poche centinaia di metri, se lo guardiamo il momento della preghiera. Scenderemo per via Prezzetrea e via Gioeli, lì sappiamo che sarà un momento un po' delicato anche per la popolazione che dovrà togliere le macchine, rispettare il diritto di sosta, però io credo che un momento così importante va il sacrificio di cercare il parcheggio certamente un po' più distante da casa nostra. Quando ci vedremo saremo all'incrocio tra la prefettura e i carabinieri, piazza di Torre, sarà spazio lì ci sarà l'altra cantata che sostituisce quella che si faceva all'incrocio di via Mirandello dove c'è la sigla di una brava, anche lì del modello Augusto. Non ce ne prendiamo la cantata che si fa, la chiesa del pubblico
territorio delle Paese di Santa Rosalia, proseguiremo oltre. Ci sarà la sosta al municipio, quindi l'intervento confermato dell'arcivescovo del Musarale, il secondo canto del due canti tradizionali e poi sicuramente ritorneranno quello della domanda per via dei ribalti, quello del Cristo, quello del tradizionale dell'Egitto. Ecco, questo è stato quello che si è riuscito a fare. Il prefetto ha detto che dobbiamo applicare, che è stato un percorso virtuoso, e ha invitato altri sindaci a poter nel tempo lottare qui a venerdì le scelte da poter fare. Il cambiamento non dice annullamento della tradizione. Il cambiamento dice prudenza, vivere la tradizione nel momento presente. Sono, potranno accedere solamente i portatori che sono stati identificati, individuati, avranno fatto il lavoro, avranno i loro passi, i ferei, e questo mi chiedo di evidenziarlo, dovranno evitare di poter prendere opzione, come facevano per la persona personale, come facevano i genitori, dovranno evitare di chiedere di poter entrare sotto i simulati. Questo è un punto molto forte del modo che la prefettura è stato osilato. Anche quello delle mascherine, chi verrà in processione dovrà avere le mascherine. Quando passerà la processione bisognerà avere le mascherine. Anche perché, come diceva il sindaco, il modo di nuovo decreto legge non esclude dove ci sono gli assentamenti delle mascherine. Quindi il sindaco dovrà anche l'altro una volta come l'ordinanza che fa, ma già la legge prevede, mi verrebbe da dire pubblicamente, che dove due o tre sono riuniti in questa volta